Al museo si impara la storia, fonti scritte, materiali, iconografiche, orali. Scelgo la mia fonte, realizzo la mia scatola, perché la storia è anche quella dei miei nonni, della mia famiglia, la mia. Io mi chiamo Mattia. Quanti anni hai? 8. E dove abiti? A Ischia, di Pergine. Vedo una scatola decorata. Cosa c'è su quella scatola? C'è l'insegna della bottega dove lavorava il mio antenato Giovanni Battista Onlaider. Ho portato il suo miserere. Ce lo fai vedere? Sì. Questo qui. Cos'è questo miserere? È la storia del mio antenato, che era un fabbro che sapeva fare tante cose, era un orologiaio, lavorava il ferro, mentre si vantava all'osteria, che a quel tempo era il bar, tre briganti che erano dei ladri perché rubavano ori dalle chiese. L'hanno chiesto, siccome era così bravo, di fare dei fiorini falsi, che all'epoca potevi andare in prigione, anche adesso. Allora lui ha detto: che vantaggio ci ricaverei oltre di andare in prigione? Però alla fine l'hanno convinto e quindi loro gli procuravano l'argento e lui faceva i fiorini. E come faceva a fare i fiorini? Ha inventato un sistema che con i cardini della porta versava metteva la rondella di argento qua dentro, poi quando apriva la porta si stampava il fiorino. Ma poi cosa è successo in questa storia? La polizia, i gendarmi avevano visto che da Molina di Fiemme, dove abitava, venivano troppi fiorini nuovi e notavano qualche differenza. Allora sono andati a indagare e non ci hanno messo tanto con l'aiuto di tutta la gente. Poi hanno scoperto i tre che hanno dato tutta la colpa all'Onlaider. Che allora sono andati in casa, lui aveva appena messo un cerchietto nella porta e i gendarmi l'hanno aperta e hanno stampato un fiorino. Quello è stato l'ultimo fiorino che hanno stampato. Cosa è successo a lui poi? L'hanno interrogato e è finito in prigione, nella Torre Vanga. Come ti chiami? Sofia. Adriana. Quanti anni hai? 8. 9. E dove abiti? A San Cristoforo, a Canale. E in quella scatola hai disegnato sopra delle cose. Sì. Cosa c'è su? Delle pipe e un orologio. Come mai? Per fare sembrare che era in salotto. E cosa c'è dentro nella scatola? La pipa del mio bisnonno. Cosa ci racconti di questa pipa? Che mio nonno ogni sabato e ogni domenica fumava la pipa. E nei giorni della settimana fumava i toscani. Vedo una scatola decorata con dei disegni. Mio papà, che andava nel bosco a esplorarlo. Qui ho scritto: la storia è bella perché nasconde tante fonti interessanti. E qua che fa la guardia alle mura della caserma. E cosa c'è dentro in questa scatola? Il suo cappello di quando faceva l'alpino. Lo indossava per far capire alla gente che faceva l'alpino. Faceva tante passeggiate con questo cappello perché era in servizio e faceva anche la guardia col cappello. Dove l'hai trovata questa pipa? Me l'ha data mio papà, che si trovava nella casa di mio nonno. E cosa ti ha raccontato il papà? Che la fumava ogni sabato e ogni domenica in salotto, mentre pensava e guardava il fuoco ardere. E dove abitava il nonno Silvio? A Canale. L'ha trovato mio papà mentre faceva pulizia in soffitta nella casa di mio nonno. Hai anche una foto, vero? Sì.
questo è mio papà e questi erano tutti gli alpini. Questo era il responsabile e questo era mio papà. Di che anno è questo cappello, questa fotografia? Sono del 1982. Come mai hai scelto di portarci questo oggetto? Perché mi piaceva ed era il più vecchio che possedevo. Di che anno è? Del 1970. Sai cosa faceva nella vita nonno Silvio? Sì, il muratore. Come ti chiami? Stefano. Quanti anni hai? 8. E dove abiti? A Valcanova. Hai decorato la tua scatola con dei disegni. E dentro cosa c'è? Una lampada a carburo che adesso ve la faccio vedere. Ce la descrivi un po' questa lampada? Questa lampada è del 1942, è stata usata dal mio bisnonno Mario Ecker, che lavorava nella miniera di calceranica che si estraeva la pirite, in cui si faceva cose esplosive e anche i concimi. E la lampada cosa serviva? Serviva a illuminare il posto di lavoro, di estrazione, finché l'ossigeno era alto continuava a uscire. Se l'ossigeno calava, cioè si abbassava, la fiammella si abbassava e diventava un blu, un po' viola. E quindi era il momento di andare di fuori. Questa lampada è stata usata fino al 1961, in cui il mio bisnonno ha smesso di lavorare. Come ti chiami? Chiara. Maddalena. Quanti anni hai? 8. 8. E dove abiti? A Pettine. A Canale. Cosa hai portato nella tua scatola? Ho portato delle foto di un ferro da stiro. Ce le fai vedere? Questa è il ferro da stiro aperto e questo è il ferro da stiro chiuso. Cos'hai portato nella tua scatola? La medaglia del mio bisnonno. Ce la fai vedere? Questa. Cosa ci racconti di questa medaglia? Che era del mio bisnonno e era andata nella prima guerra mondiale e che era un riconoscimento dato ai combattenti. E di che anno è quindi questa medaglia? Del 1918. Dov'è che l'hai trovata? L'ho trovata nel cassetto di mio papà. In soffitta tra le cose vecchie. E te l'hai provato ad usare? Sì, ma no, non con dentro le braccia. Fai vedere? E cosa stavi facendo lì? Stavo stirando. Che cosa? Una lenzuola. E il papà cosa ti ha raccontato? Mi ha raccontato che il mio bisnonno è andato in guerra. Non è morto e è riuscito a sopravvivere. E questa medaglia dove era conservata? L'ha conservata in una scatola ben chiusa perché era un ricordo grandissimo per lui e non la voleva perdere. E questo ferro da stiro chi lo usava? Lo usava la mia bisnonna che si chiama Emma. Di che anno è più o meno questo ferro? Nel 1800. Oggi si usa ancora? Funziona ancora? Se ci mettiamo dentro le braccia forse sì. E adesso che hai scoperto questo oggetto cosa ne farai? La darò a mio papà e così non la perderò e mi ricorderò perché questa era una scoperta perché non lo sapevo. Come ti chiami? Nicolas.
Leon. Quanti anni hai? 8. 8. E dove abiti? A Santa Caterina. Valcanove. Cosa hai portato nella tua scatola? Pignatta di terracotta. Ci racconti un po' questa pignatta, com'è fatta? È stata fatta con la terracotta. E di che anno è? 1956. Da dov'è che viene questa pignatta? Macedonia. Cosa hai portato nella tua scatola? Una pialla. Ce la fai vedere? Ci descrivi un po' questa pialla. Serviva per fare le cornici dove metti dentro i quadri e se cambi la sagoma del ferro cambia anche la cornice. Dove l'hai trovata? In cantina da mio nonno, a Livico. E chi è che ti ha raccontato questa storia? Mio nonno. Come mai vieni dalla Macedonia? Chi è che abitava lì? I miei nonni. Come si chiamavano? Il mio è Nasli. Cioè, sei stato qualche volta in Macedonia? Sì. Cosa ci racconti della Macedonia? Com'è la Macedonia? Bella. E il viaggio che fate per arrivare? Com'è che è? È lungo? Come lo fate? Con l'aereo 2 ore, con la macchina troppo. E cosa ti ha raccontato il nonno di questa pialla? La usava quando faceva il falegname. E ci fai vedere un po' come funziona? Come si chiama questo nonno? Fulvio. Cioè sei ancora stato nel suo laboratorio? E come hai fatto questo laboratorio? Ha tantissimi pialetti per fare le cornici e i taglieri. Come ti chiami? Daniele. Quanti anni hai? 8. E dove abiti? A Canale. Come hai decorato la tua scatola? Con sui pesci e il fondale marino. Come mai? Perché mio nonno e i suoi avi facevano i pescatori. E dentro nella scatola cosa c'è? Cose da pesca. Ce le fai vedere? Sì. Come si chiama? La rete. E come funziona questa rete? Che allora, qua non ho un pezzo, perché qua dovevi mettere un cerchio di legno, vabbè. Allora qua entrava il pesce, entrava sempre in una rete, fino a arrivava lì. Questo qua si chiama Busella. È un lago di legno. E cosa serve? Serviva per farsi le reti. C'è il filo per fare le reti, che ce n'è un altro qua. Così. Dopo qua se prendevi questo facevi la rete più fina, se prendevi questo facevi la rete più grossa. Serviva per costruire le reti? Sì, e si facevano le reti da soli. Dov'è che hai trovato questi oggetti? In cantina da mia nonna in un cassetto. Ma che storia ci raccontano questi oggetti per la pesca? Nel 1840 circa il conte Trabri Caldonazzo dà il permesso di pescare con amo e rete e non si poteva andare dentro con la barca. I tuoi avi cosa facevano? Facevano i pescatori, così potevano arrotondare lo stipendio, potevano vendere i pesci. Chi è che ti ha raccontato questa storia? La nonna e il nonno.